della legalità. Il desiderio di indossare la divisa è di poter difendere, rispettare e far capire anche il cittadino le leggi dello Stato. Ok, grazie. E che cosa ne pensa di questa manifestazione che si svolge ripetitivamente ogni anno qui davanti a dove abitava Giovanni Falcone? Allora, ascolta, un grande uomo verrà ricordato per tutto il tempo possibile e immaginabile che per il rispetto della legalità e dell'ordine. Speriamo che di queste manifestazioni ce ne siano tante, ma non soltanto una volta l'anno, ma lo dobbiamo ricordare per 364 giorni l'anno a Giovanni Falcone, un grande uomo. Avete paura a svolgere questo lavoro? No, paura no, se no non indosseresti mai una divisa. Il pericolo c'è sempre, però tu quando un giorno, se avrai la fortuna di indossare la divisa, ti renderai conto che la paura non esiste completamente. Semmai hai paura che possa succedere agli altri qualcosa e tu non possa intervenire. Sta qua con i piccoli giornali. Questo è. Grazie. Ma non c'è di che, ragazzi. Buongiorno. Secondo lei è importante ricordare ogni anno l'anniversario di Giovanni Falcone per la sua morte? Assolutamente d'accordo. Questo vale soprattutto per i giovani. E con che spirito partecipa a questa manifestazione che si svolge ogni anno qua davanti alla casa dove lui abitava prima? Con tristezza per quello che è successo nel passato e con allegria perché è un esempio per le nuove generazioni che cresceranno combattendo la mafia sin da giovani. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Secondo lei è importante festeggiare ogni anno questa ricorrenza in onore della morte di Giovanni Falcone? Per me è un appuntamento importantissimo. Infatti vengo ogni anno, non manco mai. Cerco sempre di incontrare le persone con cui mi vedo ogni anno che condividono questo giorno. E poi sì, giorno della memoria, ma soprattutto omaggio a Giovanni Falcone perché ha fatto qualcosa di eccezionale. E speriamo che questa memoria non si perda. Ok, grazie. E con che spirito partecipa a questa manifestazione che si svolge qui dove lui abitava? Con grande dolore e anche il senso del lutto per la perdita di una persona così straordinaria. Con gioia finché vedo che la gente lo ricorda. Voi aveste avuto lo stesso coraggio di Giovanni Falcone o di Paolo Borsellino? Questo è difficile. Io penso che ognuno di noi può mostrare coraggio in tutto quello che fa nella vita di ogni giorno. Non è necessario essere eroi. Non so se avrei avuto lo stesso coraggio, spero di sì, ma non lo so. Ok, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono Daniele della scuola Giuseppe Pitrea. Buongiorno, io sono Riccardo della scuola Giuseppe Pitrea, classe quinta F. Buongiorno, io sono Sergio Maria della scuola Giuseppe Pitrea, classe quinta F. Perché secondo te è importante celebrare ogni anno l'anniversario in onore di Falcone e di Giovanni Falcone dove lui abitava? Perché Giovanni Falcone è stato un personaggio molto importante che è riuscito a combattere la mafia nel suo piccolo, però ha fatto tanto per noi e adesso dobbiamo essere noi a continuare la sua impresa. Spesso negli atti di bullismo il bullo adotta un atteggiamento tipicamente mafioso. Dacci dei suggerimenti che secondo te possono servire per smontare questo atteggiamento mafioso. Un suggerimento potrebbe essere dirgli che non hai paura di lui, oppure un altro non mostrarti debole. Quali ricordi porterai a casa da questa emozionante giornata? I ricordi che porterò a casa saranno molti e uno di questi è che Giovanni Falcone è un personaggio molto importante per Palermo e per tutta l'Italia.
Grazie, ricordatevi di venire a vedere il nostro sito. Grazie a tutti.